proprio vaccinati contro il razzismo non siamo. Semmai anche da questo punto di vista siamo un paese ad alto rischio, come dimostra l'ampio consenso popolare che 80 anni fa accompagnò le leggi e la campagna di stampa contro gli ebrei. Non siamo conservatori. Dal 1994 in poi abbiamo sempre bocciato i partiti di governo uscenti e dato la maggioranza a quelli che si trovavano all'opposizione. Abbiamo una speciale simpatia per i politici che sanno assumere una postura antipolitica. L'imprenditore Berlusconi, il referendario Segni, il giustiziere Di Pietro, il tecnico Monti, il rottamatore Renzi, il capitano Salvini, il comico Grillo. Di questo paese cangiante, spesso solo in apparenza, ci parla lo storico Miguel Gotor nel suo L'Italia nel Novecento, pubblicato in questi giorni da Einaudi. È il lavoro di uno studioso accreditato, partecipe delle passioni del presente, ma capace di uno sguardo distaccato. La storia che ci racconta incomincia con la sconfitta di Adua nel 1896 e si conclude con la vittoria di Amazon oggi. Questo per dire quanto sia accidentato il percorso e imprevedibile l'esito. La lettura è consigliata anche per farsi coraggio, visto che oggi la percezione del declino non sempre è accompagnata dalla consapevolezza delle eccezionali vette di sviluppo conquistate dall'Italia nel dopoguerra. Già in passato, osserva Gotor, l'Italia è più volte uscita ed entrata dalla modernità, ponendosi alla testa mondiale di movimenti di rinnovamento in ambito culturale, politico e civile, e arretrando all'improvviso nei suoi limiti e problemi, come il moto ondoso del mare. Adesso c'è risacca, domani chissà.